Wahey Guj, ben ritrovati dal vostro Andrelink91, sono io Kaiwatch Puni Puni. Ora, le pull che state vedendo in questo momento sono tutte quante state pre-registrate perché mi andava di farlo così. Non avevo tempo di registrare col microfono, la videocamera, tutto quanto, quindi ho fatto delle pull veloci e le ho registrate comunque sia per farvele vedere. Poi andremo a fare anche delle pull con oltre 68.000 monete yokai. Senza farmare l'ho presa stranamente, poi vi spiego anche come. E poi andremo a fare delle pull, appunto, dicevo, con queste monete sulla slot americana. E insomma, ho pullato un bel po' di roba. E meno male che ho registrato perché mi è proprio cose dell'altro mondo. Ho messo anche le foto su Instagram. Poi su Instagram ieri ho pubblicato anche materiale che non vedrete nel video, tipo Komasan S e il Shark. Non lo so, comunque sia, sarebbe il figlio di Jobsqual, di Steve Jobsqual, che fa il lottatore, praticamente, il lottatore messicano. E inoltre, sabato prossimo andremo a fare una mega pull con un bel po' di punti yokai e anche altre monete, e adesso vi dico anche come l'ho prese. E poi il 27 maggio, che è domenica, ci sarà una live alle 10 del mattino. Perché comunque sia, il 31 maggio Yokai Watch Wibble Wobble chiude i server. La live sarà su Wibble Wobble, appunto perché c'è questa chiusura dei server. Riscatterò tutte quante le monete appunto in live. Se volete esserci, mi fate davvero piacere. Se non ci siete, ve la recuperate comunque sia dopo, perché il video lo lascerò sul canale. Ad ogni modo, detto questo, andiamo subito a fare queste pull. Le monete, come le ho prese le monete? Semplicemente giocando l'evento che c'è in questo momento, aiutando gli amici e appunto sconfiggendo gli Adelmi e anche i Goku Shogunan che comunque sia mi venivano a combattere contro. E praticamente che è successo? Sono arrivato al settimo livello di Goku Shogunan. Potrei farcela anche da solo, ma non ne sono sicuro. E ho chiesto aiuto anche al famosissimo Filthy Goat, che praticamente sarebbe il migliore giocatore di Yokai Watch in circolazione. Però ha tipo 7.000-8.000 richieste e quindi niente, non posso. Cioè, se lui dovesse rispondere a tutti quanti, non riuscirei mai neanche io a contattarlo in tempo per l'evento. E c'è chi dice che lui viene pagato 20 euro, 20 dollari, quello che è. E con quei soldi lui si ricarica appunto il potere per affrontare il tuo Goku Shogunan che è in quel momento. E potrei anche contattarlo, ma a parte che non risponde sempre, andrebbe a finire dopo l'evento. Quindi potrei provare a prenderlo da solo se ci riesco. Ma andiamo a fare le cose più importanti, le pull. Poi il fatto, se riesco a prendere Goku Shogunan, insomma, ve lo faccio vedere, non è che non ve lo faccio vedere. E vediamo un po' questo qua. Rossa. In genere, quando ti esce una pallina rossa, potrebbe anche essere buona. Se esce blu, è uno yokai di livello B, C o E, comunque sia, anche tra B e D. Ed E. Tra B ed E. E invece, se ti esce quella oro, potrebbe anche essere un rango A o un rango S o un rango SS. Insomma, poi dipende dalla slot kai come gli gira. Però questa americana. Secondo me non è che ci sia chissà quanta roba quando fai con le monete yokai. Se fai con le monete quelle speciali, ha un rango A dalla sfera blu, va bene. Dicevo, non è che ci sia chissà quanta roba se fai con le monete yokai, mentre se fai con le monete quelle speciali, allora davvero ti esce tanta roba. Il problema è che le monete speciali qui non vanno. Vanno solo sulla slot normale, quindi. Oh, Komajiro, no, Keikoma, no, Keijiro già ce l'ho. Sto aiutando moltissimo gli amici che ho su Puni Puni per prendere comunque sia i punti amicizia. E i punti amicizia sono utilissimi per sbloccare yokai particolari, abilità, sfere e quant'altro. E anche le monete, appunto, quelle più particolari che altrimenti non trovi. Vediamo un po', blu. Oh, Tomnian già ce l'ho. Ci vogliono davvero tantissimi giri per arrivare a caricarla. Acci picchia. Bianco? Stavolta è bianco. Vediamo un po'. Ah, ok, pallone. La mongolfiera. Nulla di che. Dovrei riuscire tranquillamente a caricarla. Altri due giri e ci siamo. Però, insomma, ci vuole tanto, ci vuole. Rispetto
alla slot Kai Oni. Eccolo, eccolo. Cuore di Wissu. Ah, Hanzo. Il ninja. Questo che tribù è? Vediamo un po'. Audace. Gli audaci a me piacciono un sacco. Però per questo evento servono Spaventa Tutti e ho trovato Arachne SS. E più che altro il boost lo prendono due Scariba o Excalibur come vi pare. E l'ultimo Shogunian, l'ultimo no, l'ultimo Re Shogun, che è un'altra cosa. L'ultimo Re Shogun prende anche il bonus e praticamente mi dà un sacco di punti, riesco a fare un sacco di punti con lui. E inoltre fanno danni gli Spaventa Tutto e gli Oscuri. E aver trovato Arachnia SS, che è uno Spaventa Tutti, è davvero un colpo di fortuna. L'altra volta non ho avuto molta fortuna con il Fever Time, speriamo questa volta. Ok, sicuramente, sicuramente ce l'ho. Eccolo, speriamo che sia qualcosa di buono. Oh. Ah, Speed W! Speedy! Lui invece che tribù è? Generosa. Ah, guarda, volevo dirlo ma non ero sicuro. Ok, ok. Abbiamo ancora qualche altro giro? Quanti ne abbiamo ancora? 32.000 monete e poi ancora. Più che altro no, vorrei lasciarmene qualcuna per... parte che... sapete che è? Io penso una cosa, poi ne penso un'altra. Vorrei lasciarmene qualcuna per potenziare appunto Arachnia o Robonian USA. Questo non ce l'ho di qua. Ce l'ho solo su Weeble Wobble. Troppi ce l'ho su Weeble Wobble. Volevo potenziare Arachnia per appunto usarla contro per questo evento contro l'ultimo Shogunian. Per... no, l'ultimo Shogunian. G-Shogunian. Goku Shogunian si chiama. E... però, dico, dato che ora quando farmo faccio sempre 1.000.000, se mi ci metto a farmare, perché ho un team che non è quello per il farming, ti distrugge tutto proprio, quindi è eccezionale. Se lo uso, potrei anche fare 3.000 monete a botta, quindi insomma posso anche spendercele tutte volendo qui sulla slot Kai per cercare qualcosa di interessante. Ci sono gli yokai interessanti, però è difficile trovarli, è molto difficile. Ah, Android... sì, Yamada. Che poi... il simbolo da, me lo ricordavo. Però ho detto Yamaguchi io. Non so perché mi è venuto in mente Yamaguchi invece di Yamada. Così. Eppure sapevo che era Yamada, l'avevo letto non so quante volte. Però vabbè, dai. Dai. Ho un altro Shobonian. Oh, Shobonian, oddio. Robonian USA. No, sono un po' dispiaciuto da queste pull. Dopo quella in Fever Time, nulla di che. Va, roba bianca, c'è proprio... c'è proprio sciape. Un altro che è giro. Beh, siamo in Talenergy Max, ma questi yokai così che è giro, che coma, Tomnian, tutti a rango B, non hanno molta utilità. Attenzione, c'è un evento in particolare che è giornaliero e ti richiede l'uso di yokai di rango B, rango A, rango C, come gli gira, oppure tribù particolari, e quello potrebbe essere interessante. Però al di fuori di quello, gli yokai di rango B, C, D ed E hanno un utilizzo scarso, molto scarso. Alcune missioni dopodiché non li usi neanche più perché non ci fai nulla. Usi per farmare, usi gli yokai tra il rango S e il rango SS, SSS. Quindi insomma, usi gli yokai dal potenziale bello alto. Andiamo un po' a vedere quello che mi è capitato qua nelle missioni. Kuriwa. Oh, prende le robe in USA, addirittura. E questo qui devo fare 15 giri alla slot Kai con i punti yokai. Per ora non lo faccio, mi fermo qui per oggi con il video. Comunque se avete visto robetta abbastanza interessante, quindi va bene anche così. Quindi Kuj, io vi ricordo l'appuntamento 27 maggio, comunque sia c'è il reminder lì su YouTube. L'ho programmata, dovrebbe arrivarvi il giorno stesso, credo, comunque sia. E se ci siete mi fa piacere, tanto il video rimane, quindi ve lo potete vedere quando volete. Sarà la seconda live, o meglio, la terza, perché la prima era di prova e
era uscita malissimo con lo schermo stretto e poi laggava di brutto. Vabbè, poi ho messo la fibra e ok. Ne ho fatta una di Super Mario che però ho dovuto cancellare perché mi dava problemi col copyright. Non problemi di musica o cosa, proprio mi stava per fare lo strike. Ho dovuto cancellare tutta la serie di Super Mario. Il network mi ha detto: guarda, è meglio se la cancelli. Quindi, ciao Super Mario. E quindi Yo-Kai Watch, la live non ci sarà alcun problema. E niente, quindi detto questo, io vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione, come sempre, link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.